Salve a tutti, io mi chiamo Marcello Di Finizio e sono il titolare della Voce della Luna, un bar-ristorante situato sul lungomare di Trieste. Un'azienda che è nata e cresciuta su una concessione demaniale. E sono anche, a mio malgrado, l'autore di diverse proteste contro le politiche scellerate del governo Monti. Anche se, a onore del vero, le mie manifestazioni non erano rivolte unicamente contro il governo dei pseudotecnici, ma erano rivolte anche contro le politiche scellerate dei governi precedenti, i quali, nessuno escluso, si sono resi irrimediabilmente tutti colpevoli di aver portato il nostro paese, le nostre aziende, comprese le piccole imprese balneari di cui io faccio parte, nella gravissima situazione in cui ci troviamo. Tra queste proteste la più eclatante è stata certamente quella sulla cupola di San Pietro, che è anche quella che tutti sicuramente ricorderanno. Comunque, nonostante il grande impatto mediatico che hanno avuto queste mie manifestazioni, ancora oggi c'è molta gente che mi ferma per strada per chiedermi che cosa è successo e cosa sta succedendo alla Voce della Luna, che cosa è successo sulla cupola di San Pietro, come si è comportato il Vaticano nei miei confronti e come si sono comportati i ministri in carica. Ho l'impressione che ci sia ancora un po' di confusione su tutta la vicenda. Perciò ho pensato di raccogliere le domande che la gente e i giornalisti mi fanno, domande che in genere sono più o meno sempre le stesse, e provare a dare una risposta a tutti. So che non sarà facile, ma nella speranza di fare ulteriore chiarezza e di sgombrare definitivamente il campo a dubbi, perplessità e inutili elucubrazioni, proverò a rispondere a queste domande con delle videolettere. Premetto che, nonostante alcuni miei passaggi televisivi in alcune importanti televisioni, io non sono abituato a stare davanti a un obiettivo e, se devo essere sincero, non mi piace neppure tantissimo. Perciò perdonatemi se leggo e se le prestazioni non saranno eccezionali, ma penso che sia comunque importante farlo. Mi hanno consigliato di usare questo sistema perché sembra che la gente non piaccia più tanto leggere, preferisce ascoltare. E pare che questo sia il sistema più semplice e diretto e anche il più efficace per comunicare notizie e informazioni. Beh, allora speriamo che funzioni, perché alla fine la cosa più importante è che sia fatta chiarezza. Chi mi conosce sa che questo per me è stato di certo molto di più che un lavoro, molto di più che guadagnarsi da vivere. È stata una scelta di vita, una vera passione. Era il mio mondo possibile. È stato anche molto di più che dare semplicemente da bere o da mangiare alla gente. Era proprio la voglia di inventare qualcosa di nuovo per far star bene la gente. È la voglia di inventare dei locali con una nuova filosofia del bere, del mangiare, dello stare insieme. Eh sì, i posti che ho costruito, la Voce della Luna e prima ancora il Round Midnight, li ho letteralmente sognati, desiderati. Per me non erano solo delle attività commerciali, ma erano un vero impulso creativo, una scusa, un pretesto per raccontare delle storie. Sì. Per me era come sperimentare una nuova forma d'arte, e lo era davvero, era il mio modo di fare arte, un modo alternativo di raccontare proprio delle storie, di vivere e condividere delle emozioni. C'è chi danza, chi scrive libri, chi compone musica, chi dipinge, chi fa dei film, chi fa teatro. Io facevo locali. Questa era la mia arte, il mio modo di comunicare, di raccontare storie, di creare emozioni e di stare insieme alla gente. Sì, era il mio modo di partecipare. Vivere nella bellezza e vendere bellezza. Quasi mi vergogno a dirlo. Per me questo era il mestiere più bello del mondo. Eh già. In un certo senso ero uno spacciatore di bellezza, sì, perché la bellezza non si può mica vendere liberamente o dichiarare sfacciatamente. La bellezza è una cosa troppo forte. La maggior parte della gente non è abituata alla bellezza. Allora io la spacciavo sotto banco, di nascosto.
perché la bellezza va bramata, va cercata e va data a piccole dosi, non va sbandierata, ma accennata, insinuata, sussurrata, piano piano, un po' alla volta, sotto voce. E no, non è mica così facile, bisogna abituarsi alla bellezza. La maggior parte della gente neppure la riconosce, altri rimangono confusi, altri si emozionano, altri ancora invece quando la vedono rischiano di avere persino uno shock e qualcuno addirittura va in overdose per troppa bellezza. Sì, erano dei posti costruiti e pensati per far star bene la gente, per farla sognare, per farla viaggiare. Erano stati concepiti come se fossero delle specie di scatole magiche, dei contenitori da riempire di musica, di arte, di cultura, di natura, di bellezza. Quella bellezza di cui tutti noi abbiamo bisogno e che ci affranca dai dolori e dalle fatiche. Ci riconcilia con il mondo e con i nostri simili. Quella bellezza dalle proprietà balsamiche e medicamentose, che raggiunge il suo apice e trova il suo senso solo nella condivisione. Era indubbio che queste scatole fossero dei luoghi di aggregazione, ma servivano ad aggregare la gente in un modo diverso. Le avevo pensate, se così si può dire, proprio come se fossero degli oggetti d'arte. Sì, delle specie di opere d'arte concettuale, dove appunto la gente era una parte integrante e fondamentale dell'opera stessa e con essa si plasmava e si modificava in continuazione. Ma la cosa straordinaria è che quasi ogni giorno si poteva assistere a una catarsi naturale che, come una reazione a catena, produceva un'energia così potente da generare a sua volta ancora nuove idee, nuove spontanee scintille creative. Sì, era un'opera d'arte in continuo movimento, una metamorfosi perpetua, un work in progress continuo e costante, mai uguale, mai scontato. Ogni giorno si metteva in scena la vita per celebrare la vita stessa. Era un tributo al mistero, un tributo alla bellezza. Ecco, forse era questa la chiave del successo della Voce della Luna e prima ancora del Raw Midnight. Questo era il mio ruolo, la mia filosofia. Questo per me era il senso del mio lavorare. Lavorare con la gente, per la gente.